e benvenuti a GEM, il Museo Mineralogico e Geologico Estense. Vi presento, sono Pietro Tollerle, uno dei suoi primi direttori. Sono stato io, 250 anni fa, a paragonare la collezione di questo museo ad una gemma, proprio per la sua bellezza e preziosità. Ecco perché oggi questo museo è chiamato museo. Oggi il museo è ospite del complesso Sant'Eufemia a Modena. Nel corso della sua storia questa struttura ha conosciuto molte trasformazioni. È stata convento, caserma, carcere. Ed oggi ospita il museo GEMMA, sotto il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Preparatevi a un viaggio incredibile tra minerali, gemme, rocce, meteoriti, plastici e marmi. Visiterete quattro mondi meravigliosi in compagnia di quattro grandi esperti. Incominciamo dai minerali. Ciao! Sono uno dei sette nani, un minatore. Chi meglio di me conosce i segreti dei minerali? Nessuno! Un minerale è un composto chimico che si trova in natura, caratterizzato da una composizione e una struttura cristallina ben definita. Può essere costituito da un solo elemento chimico, come l'oro, o il rame, o lo zolfo, oppure più elementi legati assieme in un composto chimico, come ad esempio il quarzo e il sangemma. La forma e il colore sono gli aspetti che più ci colpiscono, ma soprattutto il colore è una proprietà molto ingannevole. Alcuni minerali presentano colori diversi per imperfezioni nella struttura cristallina o per la presenza di tracce di elementi chimici. Nella collezione giardana è proprio il colore che ha guidato la composizione. Troverete vicini minerali molto diversi provenienti da paesi molto lontani, ma esteticamente armoniosi. Un arcobaleno variegato di oltre 350 esemplari! Ehi, ma ci sono dei fili d'erba su un minerale! Ma no, che tonto! Quei fili d'erba sono proprio il minerale! Vi sfido a trovarlo! Oggi sono conosciute fino a 5.500 varietà di minerali e ogni anno se ne scavano a decine! Come? Semplice! Basta scavare tra le... Roccio, lasciamo il campo al secondo esperto. Le rocce sono un miscuglio di una o più specie di minerali e sostanze con una composizione non cristallina. Pertanto, diversamente dai minerali, la loro composizione non è esprimibile con una formula chimica. Le rocce sono fondamentalmente eterogenee, cioè formate da più minerali. Abbiamo tre tipi di rocce: rocce ignee, rocce metamorfiche e rocce sedimentarie. Rocce ignee si formano quando il magma e la lava si raffreddano. Le rocce metamorfiche si formano quando rocce già esistenti subiscono una pressione e una temperatura così grande da trasformarsi, cosa che si verifica per esempio quando le placche si scontrano.
rocce sedimentari si formano dalla compattazione dei sedimenti, che a loro volta sono formate dalla frammentazione e disgregazione di rocce già esistenti. Al Museo Gemma abbiamo centinaia di rocce. Rocce a forma di cuscino, rocce che si piegano, rocce trasparenti, legni fossilizzati, stalagmiti e rocce fluorescenti. E adesso vi sfido. Qualcuno qui al museo ha provato ad assaggiare della lava non con le mani, bensì con una posata. Trovatela! Dalle rocce terrestri alle rocce extraterrestri. Pronti a scoprire le meteorite? Vengono classificate in tre grandi gruppi in base alla percentuale di ferro e nichel in essa contenuta: pietrose, come quella caduta dal Barreto di Modena, ferrose e pietroferrose. La parziale fusione che questi corpi celesti subiscono quando attraversano l'atmosfera terrestre li ricopre di una sottile crosta di fusione nera con piccole cavità simili ad impronte di pollice, dette impronte del diavolo. I cacciatori di meteoriti usano il metal detector per cercarli sfruttando l'alto contenuto di minerali metallici. Descrivere la caduta di un meteorite, pur non conoscendo l'origine extraterrestre, è stato Domenico Troini, abate e gesuita, nel suo trattato della caduta di un sasso dall'aria. Vediamo se riuscirete a trovare qui al museo proprio quel meteorite caduto nel 1766 ad Albareto di Modena. Ultima sezione, mappe e plastici. Prima dei satelliti e degli shuttle, prima degli aeroplani e delle mongolfiere, un cartografo, Amedeo Orelli, è riuscito a rappresentare le isole vulcaniche e i vulcani d'Italia in tre dimensioni, come se le avesse sorvolate. In questi plastici ottocenteschi sono rappresentate le forme del rilievo e la geologia, ovvero i tipi di terreni che affiorano in queste zone. In questi plastici è rappresentata anche la piccola isola di Pasinuzzo. Ma dov'è? Ditemelo voi! Le cose da vedere in questo museo sono tante. Venite a trovarci e a risolvere le sfide che vi abbiamo lanciato. Vi aspettiamo.